Dal 10 aprile di quest'anno la Sicilia è letteralmente spaccata in due a causa di una frana tuttora attiva che ha provocato il cedimento dei piloni dell'autostrada del tratto Catania-Palermo. Noi ci siamo subito adoperati, il Movimento 5 Stelle, a 6 giorni dal cedimento di questi piloni, ha presentato immediatamente una risoluzione in Commissione Ambiente che impegnava il governo con impegni precisi che indirizzavano all'utilizzo del genio militare. Ma non ci siamo fermati qui. Infatti, insieme agli attivisti del Meetup di Caltanissetta, siamo andati a effettuare numerosi sopralluoghi e ci siamo resi conto che una strada esiste già, è denominata Lodigiani e potrebbe essere utilizzata come bypass. Il collegamento tra questa strada e il viadotto autostradale potrebbe essere effettuato tramite appunto l'impiego del genio militare, installando un ponte Bailey. L'esercito italiano è ricco di eccellenze, tra queste proprio il genio militare, che ha gli uomini e i mezzi per portare avanti questo tipo di operazioni. Tra l'altro, diversi di questi ponti Bailey sono stati montati in tutto il mondo, proprio in stato di operazioni d'emergenza, dall'Afghanistan al Kosovo, ma anche a Palermo. La nostra idea progettuale ha notevoli punti di forza, innanzitutto economica. Infatti, per tutto il bypass abbiamo stimato all'incirca 1,5 milioni, 2 milioni di euro, quindi un costo notevolmente inferiore rispetto a quello ipotizzato da ANAS. La nostra idea progettuale è anche veloce, infatti i tempi di realizzazione sono stimati all'incirca di 40-50 giorni dall'inizio dei lavori. Il nostro intervento è anche reversibile, quindi una volta superato lo stato di emergenza, l'opera, il ponte viene smontato e si ritorna allo stato attuale. Ma soprattutto il fatto di far intervenire il genio militare, quindi lo Stato, ci permette di assicurare una soluzione al 100% antimafia. Qual è la situazione attuale? In Commissione congiunta Ambiente e Trasporti sono state votate due risoluzioni. La prima è la nostra, è stata votata all'unanimità. Proponevamo il progetto dei ponti Bailey e dell'utilizzo del genio militare. Questa proposta il governo l'ha modificata, pur lasciando nelle premesse il riferimento al genio militare, e ha inserito degli ulteriori impegni che noi abbiamo approvato. Il primo di questi impegni è quello di monitorare la frana che sta coinvolgendo quei territori. Il secondo impegno che abbiamo ottenuto è quello di impegnare il governo a monitorare affinché si rispetti il cronoprogramma del commissario Guardabassi e soprattutto non vi siano varianti d'opera e varianti di spesa, ed in particolare che la ricostruzione del viadotto danneggiato avvenga entro giugno 2017. Alla seconda risoluzione, a prima firma Culotta del PD, abbiamo dato voto astenuti. Questo perché la proposta del PD è quella di avallare il progetto del commissario Guardabassi, che dal nostro punto di vista è molto onerosa e soprattutto non ha tempi di realizzazione certi. Una scelta che il PD continua ad avallare a discapito della responsabilità dei sindaci che in questo momento autorizzano e avallano il passaggio di tutti i mezzi dai loro territori con notevoli rischi, soprattutto in questa stagione estiva. A questo voto i deputati del PD si sono piccati, si sono offesi e ci hanno detto che siamo i soliti portavoce di protesta e non di proposta. Bene, a loro rispondiamo invitandoli il giorno 31 alle 11 del mattino all'inaugurazione della trazzera di Caltavuturo, che è stata realizzata anche grazie al finanziamento dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle, che hanno rinunciato ai loro stipendi per permettere ai cittadini di Caltavuturo di poter uscire dal loro paese. Invito quindi tutti i cittadini, ma in particolar modo gli amministratori locali e i deputati del PD, a partecipare all'inaugurazione.